500 voti esatti, 23.416 preferenze contro 22.916 dell'avversario. Giacomo Possamai è il nuovo sindaco di Vicenza. L'unico candidato al centro-sinistra a trionfare in questo round di schede. Il candidato al centro-sinistra sostenuto dal Partito Democratico e 4 elenchi civici sono stati eletti con il 50,54%. Il sindaco uscente Francesco Rucco, supportato dal centro-destra, si è fermato al 49,46% votazione 2023. Risultati in tempo reale da tutti i comuni voti, un risultato notevole per Possamai che strappò la Vicenza dal centro-destra. Lui, il sindaco uscente Rucco, mi ha appena chiamato congratularmi con me per la vittoria. Ringrazio tutti questi mesi straordinari. Abbiamo fatto una cosa incredibile. È così che Possamai ha salutato i suoi sostenitori dopo la formalizzazione della sua vittoria nel voto di Vicenza, nel quartier generale della sua coalizione. Abbiamo iniziato chiaramente in uno svantaggio proseguimento Possi e ci siamo ripresi in modo impensabile, già vincendo al primo turno. Oggi rappresentiamo la maggior parte delle persone di Vicenza, ma onestamente Rucco ha anche ottenuto un risultato importante, quindi ci impegniamo a rappresentare tutte le persone Vicenza, ha concluso. Lontano dal Consiglio regionale, il neoeletto sindaco Vicenza lascerà Consiglio Veneto, dove ricopre ruolo leader gruppo del Partito Democratico. Al suo posto, primo delle non eletti nelle ultime elezioni regionali, Chiara Luisetto, subentrerà tra i consiglieri dem il presidente Consiglio regionale, Roberto Ciambiatti. Si formula Possamai, le mie sincere congratulazioni, una grande buona fortuna. Benvenuti a Chiara Luisetto, nella convinzione che sarà in grado portare suo prezioso contributo al lavoro dell'Assemblea Legislativa Regionale. Ai sindaci eletti in questo round elettorale e ai consiglieri municipali, i miei desideri migliori sinceri. Continua Ciambetti, un mandato elettorale che spero sia redditizio per le tue comunità. Abbiamo sfide davvero difficili. Consiglio è disposto a collaborare con le realtà locali, dare risposte concrete ai nostri cittadini.